Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Michele e oggi voglio parlarvi di un investimento, ma allo stesso tempo un progetto totalmente innovativo, che riguarda gli NFT, le criptovalute e la blockchain in generale. Scommetto che sicuramente non ne avrete già sentito parlare, però vi assicuro che è assolutamente una bomba. State con me e a dopo la sigla. In un periodo in cui il web 3.0, i metaversi, la DeFi e la blockchain sta prendendo sempre più piede, nuovi strumenti all'interno di questi mondi stanno nascendo. Alcuni di questi saranno sicuramente dimenticati con il passare del tempo, altri invece rimarranno stabili, implementando ancora di più le funzioni all'interno di questo fantastico nuovo mondo. Oggi voglio parlarvi nel modo più semplice possibile e capibile per tutti di un nuovo sito internet di nome Unstoppable Domain. Questo sito internet che cosa fa? Prevalentemente vende domini NFT decentralizzati. Avete capito bene? Domini internet per siti internet decentralizzati. Una invenzione totalmente nuova. Questi domini internet NFT sono registrati su blockchain, totalmente decentralizzati come già detto in precedenza, ed in più possono collegarsi a eventuali dApp ed implementare il loro potenziale. Oltre a questo, hanno anche eventuali hub dove possono trasferire, ricevere, dare criptovalute per più di 275 tipi differenti. Il progetto è ancora ai suoi inizi, agli albori, deve ancora svilupparsi in maniera perfetta e quindi mostrare completamente il suo potenziale, ma è comunque qualcosa da studiare e su cui puntare se si crede veramente che la blockchain e il mondo cripto in generale possa avanzare sempre di più nel nostro mondo attuale. Creato da Matthew Gold, ovvero tutt'oggi il CEO dell'azienda, ha come obiettivo quello di creare un nuovo sistema DSN e, oltre a questo, quello di rendere accessibile a tutti gli utenti qualsiasi sito senza dover utilizzare l'IP, ma sapere soltanto l'indirizzo crittografico. I pro e i contro di questi domini pubblici NFT decentralizzati? Sicuramente quelli di essere incensurabili, quindi nessuno stato o nessuna entità più potente può decidere di oscurare il vostro sito web, se decidete di comprarlo all'interno della rete decentralizzata web 3.0. Oltre a questo, è sicuramente impenetrabile da attacchi hacker, dato che è sempre registrato sulla blockchain ed è questo che permette sia la sua decentralizzazione e quindi la sua impenetrabilità allo stesso tempo. Un altro pro sicuramente è il fatto che i domini vanno da 20 a 1000 dollari e sono perpetui, cioè durano per sempre e non hanno bisogno di un rinnovo e il loro valore varia a seconda della lunghezza del dominio e ovviamente da che tipo di dominio è. Se noi vogliamo usare un dominio particolare e poco conosciuto, pagheremo sicuramente molto di meno. Se invece vogliamo utilizzare un dominio molto famoso, se in questo caso è possibile utilizzarlo, beh, pagheremo ovviamente cifre molto più grandi. Perché lo reputo un investimento? Beh, i fattori che mi fanno reputare un dominio NFT decentralizzato un investimento è sicuramente quello che per prima cosa può essere utilizzato per lavoro e quindi per dare dei guadagni, ma per seconda cosa il dominio che abbiamo comprato può essere rivenduto nel mercato secondario di OpenSea. Quindi se voi riuscite a comprare un dominio famoso, poi sicuramente potete fare un bel gain su OpenSea. O anche se in questo momento avete comprato un dominio che diventerà, magari con il tempo, la parola che avete scelto molto utilizzata, nell'ambito popolare, ecco, potrebbe veramente valere molto 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 di più. Altra cosa interessante è sicuramente quella che ci permette di creare degli smart contract all'interno di questi domini. Oltre a questo, poi potremo scambiare anche 275 criptovalute differenti e sono sicuro che con il tempo potremo scambiarne molte, molte di più. Siamo veramente agli albori di una nuova rivoluzione e io spero di mostrarvela in anteprima con questo video. Ora entriamo nella schermata PC, così vi mostrerò questo sito e vedrete come acquistare in modo semplicissimo. C'è bisogno soltanto di un PC, dei dollari ovviamente, e un metodo di pagamento che può essere in criptovalute su crypto.com con PayPal o con carta di credito e un wallet MetaMask. Fatto questo avrete tutto l'essenziale per comprare un vostro dominio. Ma bando alle ciance, entriamo subito all'interno del sito internet. Benvenuti nel sito unstoppabledomains.com. In questo sito potrete comprare il vostro dominio NFT direttamente da questa barra di ricerca, scrivendo semplicemente il dominio che volete cercare. Prima però di iniziare a mostrarvi
come si cerca un dominio e come poi potrete comprarlo ed anche mintarlo, beh, andiamo a vedere direttamente che cos'è un dominio NFT, iniziando dalle basi. Vi basterà andare su Learn e entrerete subito in una pagina che vi illustrerà completamente di che cosa stiamo parlando e che cosa potrete acquistare. Traduciamo direttamente la pagina, così semplifico tutto. Anche per voi è molto più facile, non vi devo fare ogni volta traduzione dall'inglese all'italiano. Andiamo direttamente a sapere quello che ci serve. Che cos'è un dominio NFT? Gli NFT sono domini che risiedono su una blockchain pubblica e offrono agli utenti la completa proprietà dei loro dati archiviati. I principali vantaggi di possederne uno sono la semplificazione delle transazioni crittografiche, sostituendo gli indirizzi del portafoglio con il nome di dominio e creando e ospitando facilmente siti web sul Web3. In genere interagisci con un dominio tradizionale quando digiti l'indirizzo come twitter.com nel tuo browser, ma lo sapevi che i domini tradizionali sono stati originariamente creati per fare molto di più su internet? Pensa a funzionalità come email e pagamenti, difficile da credere, vero? Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che i domini tradizionali sono stati controllati da server centralizzati sin dalla creazione di internet. Ciò ha reso molto più difficile per gli sviluppatori innovare su questa tecnologia. Allora, i domini NFT sono essenzialmente una suite di contratti intelligenti, che è un termine di fantasia per descrivere software scritto su una blockchain pubblica. Ciò significa che invece di una società che controlla i tuoi dati online, il potere viene ritrasferito a te come utente, e questo è molto molto interessante, perché il concetto base in qualsiasi cosa all'interno della blockchain rimane praticamente sempre quello, ovvero quello della decentralizzazione totale, quello che ognuno deve essere responsabile, ma soprattutto non può essere comandato e influenzato da nessun altro. Di conseguenza, il potere non risiederà mai nelle mani di una singola entità, ma sarà sempre nelle mani dei singoli utenti. Essendo costruito su una blockchain, chiunque può guardare i dati lì archiviati, creando un livello di massima apertura e trasparenza. Inoltre, c'è il vantaggio di una maggiore sicurezza: solo tu hai il potere di effettuare aggiornamenti al tuo dominio NFT, il che riduce al minimo le preoccupazioni per i server che vengono violati o che i domini vengono rubati. Tutto ciò per dire che i superpoteri della blockchain offrono a tutti un modo più sicuro per navigare in internet. Fighissimo, secondo me è veramente fighissimo, potrebbe essere una rivoluzione anche questo, cioè dire che la blockchain sta veramente rivoluzionando a 360 gradi internet, possiamo dire. Vi leggo l'ultima parte, poi non vi sto a leggere tutto perché è molto lungo, ci sono tantissime parti a leggere, se vi interessa potete molto di più approfondire qua, se vi interessa potete approfondire in modo più dettagliato all'interno del sito, nella sezione che vi ho fatto vedere. Ecco i superpoteri del tuo dominio. Semplifica le transazioni crittografiche sostituendo tutti i tuoi complicati indirizzi di portafoglio con il tuo nome di dominio come nome utente. Usa il tuo dominio per ricevere oltre 275 monete token su più reti blockchain. Accedi alle app con il tuo nome di dominio con il nome utente TheWeb3.0. Accedi alle tue app con il tuo nome di dominio come nome utente Web3 universale. A differenza dei domini tradizionali, possiedi e controlla completamente il tuo dominio. Lo compri una volta, lo possiedi per tutta la vita. Crea e ospita facilmente siti web, dai siti web personali alle gallerie NFT. Ok, abbiamo letto praticamente tutto, torniamo indietro e qui comunque potete trovare qualsiasi cosa o qualsiasi dubbio voi abbiate, la soluzione. Ad esempio, che cos'è dei termini di Web 3.0, puoi visualizzare i domini inarrestabili, come trovare un ottimo nome di dominio, come fare se viene preso il dominio desiderato, 5 cose a cui prestare attenzione quando si acquista un dominio, cosa fare dopo aver acquistato un dominio, come inviare criptovalute utilizzando il tuo dominio e perché trasferire un dominio. Questo sito, unstoppabledomains.com, è sempre lo stesso, ovvero quello di decentralizzare e avere il pieno controllo su qualsiasi cosa tu stabia usando su Web3. All'interno di Application si possono vedere tutte le applicazioni integrate sul sito Unstoppable Domains, e sono il wallet di Coinbase, Chainlink, Bitcoin.com e poi tutte le nuove aggiunte che ci sono. Tutti i vari wallet, blockchain.com, cakewallet, insomma tantissimi 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 wallet. C'è da sottolineare che inizialmente la maggior parte dei domini sono basati solamente su rete ETH. Stanno lavorando per supportare il resto delle app, come ad esempio Polygon Domains, che sarà su rete Polygon. Grazie per la pazienza. Passare su rete Polygon sarà veramente un salto di qualità. Non perché ci sia più gente di ETH, perché non ce n'è, ovviamente c'è sempre più gente su ETH, però magari se uno vuole usare il proprio sito per fare qualsiasi cosa che equivalga ad uno scambio di monete, beh, con ETH o scambia veramente quantità assurde, ma paga comunque fee incredibili, o non lo può fare perché pagare fee troppo alte per scambiare pochissimo denaro è insensato. Di conseguenza, farlo con rete Polygon, a mio parere, può essere la soluzione.
Ora vi mostro semplicemente come funziona, come comprare domini. Andate sulla barra di ricerca, search for your new domain, e scrivete il dominio, il nome del dominio che volete comprare. Faccio un esempio. Scrivo Italia o Italy, clicco search e qua mi vengono fuori tutte le espansioni che posso avere: .x, .crypto, .coin, .wallet, .bitcoin, .88, NFT, DAO, Zille, blockchain. Molte di queste però, giustamente anche, sono nomi protetti, riservati a brand, individui noti o hanno trademark, quindi non si possono utilizzare. Italy.x non si può utilizzare, però ci sono nomi che ci assomigliano e saranno inseriti direttamente dal sito internet più in basso che potrete scegliere. Ad esempio Italies.x costa 200 USD, CollegeItaly.x e moltissimi altri esempi. Ecco. Ma in ogni caso, anche se appunto cripto, qualsiasi altra cosa, questo è un nome protetto, quindi dovrete cambiarlo. Ma facciamone uno che potrebbe funzionare, un nome a caso, vediamo, Linky, non so, a caso, completamente a caso. Ok, ecco, questo come potete vedere è available, che vuol dire che è libero. Costa 500 USD se lo vuoi con .x, se lo vuoi con .crypto 200, .coin 200, .wallet 100 USD e lo puoi semplicemente comprare facendo add to cart e comprandolo. Come funziona? Andiamo su add to cart che ve lo mostro. Dopo averlo aggiunto su add to cart vi comparirà qui in alto a destra dove c'è il carrello, come fosse un classico sito e-commerce, il vostro dominio. Cliccate, entrate e c'è il dominio che avete scelto all'interno del vostro carrello. Ti chiederanno se vivi in America o no, ovviamente no, e checkout. Si può pagare in quattro modi diversi: carta di credito, PayPal, tramite ovviamente criptovalute, e in questo caso si può scegliere che tipo di criptovaluta, non sono supportate tutte. In questo caso potete scegliere tra queste criptovalute: Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, DAI, Litecoin, USDC. E ti dà un tempo massimo per far partire questa transazione, o dal sito, c'è la pagamento, crypto.com. Si va direttamente all'interno dell'app crypto.com. In questo caso non ci vado, ma vi basterà schiacciare crypto.com, entrerete nella vostra app e in quel caso potrete pagare in USD. Molto molto semplice e velocissimo, ci si mette un secondo. Dopo aver fatto questo avrete nel vostro account My Domains, entrate dentro e avrete i domini che avete comprato. Io ho comprato questi domini: cryptomachine.bitcoin, nftleague.wallet, nftmovie.88, nftslamdunk.nft e slamdunk con la U, perché con la A era già tutto occupato, .nft. Adesso dovrete mintarli. E come si fa? Semplicemente collegare un portafoglio MetaMask. Questi domini dovrebbero essere su rete Polygon, fortunatamente. Infatti cliccando mi dice di mintarlo con la rete Polygon. Se avete MetaMask impostato con la rete ETH e non sapete come impostarlo su rete Polygon, vi basterà andare su questo sito abracadabra.money, andare all'interno della vostra sezione della chain vostra, cioè di ETH, cliccare Select Your Network, cliccare questa parte, selezionare la rete che volete, automaticamente senza impostare a mano, che è sempre una rottura, la rete che volete, andate a selezionare la rete MATIC. Selezionate la rete MATIC, automaticamente MetaMask si collegherà ad Abracadabra e voi potrete, approvando, switchare la vostra rete. Ed ora avete la chain MATIC. Se io vado dentro il mio wallet MetaMask, ho la mia chain MATIC, come potete vedere, Polygon Mainnet, e siamo perfetti. In questo caso torniamo sul sito e adesso possiamo mintare tranquillamente. Colleghiamo con MetaMask il nostro dominio, clicchiamo avanti, connetti, e sta connettendo. Firma, confermare l'email, questa è la mia email, mettere il codice di verifica che vi arriverà direttamente sull'email con cui vi siete registrati sul sito internet. I understand, ed è fatto. Di nuovo bisogna riconfermare di nuovo con un altro codice, è un po' lunga ma ci si mette in realtà 2 secondi, vi arrivano due codici e inserite tutti i codici. Il tuo dominio è ora depositato all'interno della blockchain e nel tuo crypto wallet. In questo modo potrai vedere che il tuo dominio è praticamente depositato.
In questo modo potrai vedere che il tuo dominio è praticamente depositato. Accettato il codice, come prima mi dicono che il processo di minting è iniziato e la tua domanda è depositata all'interno della blockchain e nel tuo crypto wallet. Come prima andiamo a vedere le mie transazioni e in questo caso, eccole qua, NFT Leap Wallet, punto wallet. Perché sta ancora finendo di mintarla e di iscriversi alla blockchain e tra poco non ci sarà. È perfetto. Semplice, veloce, efficace e avete il vostro dominio decentralizzato. Spero che questo tutorial su come comprare un dominio decentralizzato sia stato abbastanza chiaro. Detto questo, se il video vi è piaciuto, gentilmente vi chiedo le solite cose, ovvero quello di lasciare un bel like, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella. Detto questo, benvenuti nel Web 3.0. Spero che questo video vi sia piaciuto e un saluto a tutti quanti e buona avventura con il vostro dominio pubblico decentralizzato da Michele. Ciao!